Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi mostreremo la nostra ricetta del gelato alle fragole senza gelatiera. Gli ingredienti sono 100 ml di panna per dolci, 100 ml di latte fresco, 2 tuorli, 150 g di zucchero a velo e 200 g di fragole. Iniziamo lavando e frullando le fragole. Ora lavoriamo i tuorli con 50 g di zucchero a velo. Trasferiamo in una pendola gli ingredienti liquidi e 100 g di zucchero a velo. Prima di procedere alla cottura degli ingredienti, riempite una vaschetta del vostro lavello con un po' d'acqua. Riscaldiamo per un paio di minuti, poi aggiungeremo il composto di tuorli. Giriamo continuamente fino a quando il composto giunge quasi a bollore. Non appena vediamo i primi segnali di bollore, spegniamo e immergiamo il fondo della pentola nel lavello che abbiamo riempito in precedenza con dell'acqua fredda. Giriamo ancora per 4-5 minuti in modo tale che il nostro composto si intiepidisca. Fatto questo, trasferiamo il gelato in una pirofila e mettiamo in freezer per 30 minuti. Trascorsi i primi 30 minuti, riprendiamo la pirofila dal freezer e giriamo lentamente il gelato per evitare che si formino i cristalli. Rimettiamo il nostro gelato in freezer e ripetiamo questa operazione per almeno 4 volte, ad intervalli di 30 minuti. Man mano che passa il tempo, il gelato si solidificherà diventando sempre più cremoso. Ebbene amici, con questo video Margi vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o su altri di vostro interesse. Come sempre vi aspettiamo sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima!